Abbiamo bisogno di diventare sempre più capaci di tessere, di intrecciare per comporre ad arte e anche ordinatamente una organizzazione che cura per strutturare un piano, una programmazione equilibrata tra le varie parti che sono in gioco. Ed è proprio il percorso che anche la Fondazione di Villa di Tirano, la Fondazione Casa di Riposo Bongioni, ha scelto nel 2019. Ecco, caro Presidente Sebastiano Caniglia, noi ci siamo incontrati nel 2019 proprio a Villa di Tirano, grazie anche alla felicitatrice Simona Sertorio che ha permesso di far conoscere il modello in provincia di Sondrio, direi, e abbiamo gettato le basi per costruire una comunità amica delle persone che vivono con la demenza, proprio a partire dall'interno della casa di riposo. La ringraziamo per essere con noi oggi ed ecco, volevamo un po' sapere da lei, nonostante questo tempo intenso, noi abbiamo visto che siete riusciti a fare accadere cose molto belle. Non soltanto all'interno della vostra casa, ma anche nella comunità. Vi abbiamo seguiti, abbiamo visto che nonostante le sfide quotidiane, siete riusciti ad intrecciare una straordinaria connessione con il territorio, una profonda vicinanza emotiva ed affettiva con i familiari, ma non solo. È stato straordinario quello che siete riusciti a fare accadere con i ragazzi delle scuole. E con i volontari anche. Dunque, buongiorno a tutti. La nostra è una piccola RSA, una residenza sanitaria assistenziale, piccola da circa 70 ospiti residenti. Quindi il nostro paese è piccolo, abbiamo 3.000 abitanti, però noi accogliamo anche degli ospiti dai comuni limitrofi. Aprica, Bianzone e altri comuni qui che non hanno le case di riposo. Io ho sempre pensato di non allungare la vita ai nostri ospiti, non allungarla perché sarà qualcun altro che la può allungare o accorciare, ma di allargarla, allargarla facendoli stare bene, conoscendoli e quando li incontro. Non stare dietro la carrozzella, stare davanti alla carrozzella e guardarli negli occhi, toccargli la mano. Noi abbiamo iniziato il progetto, siamo contenti, cosa che è molto importante. Io mi porto sempre nella mia borsa questo libro e ogni tanto, quando ho tempo, ne leggo magari una pagina o due sul treno, in giro e qualche volta soltanto una riga. Qui dentro ci sono delle cose bellissime da realizzare. Grazie a tutti e scusatemi. Grazie Presidente, grazie a lei. Ecco, ci auguriamo proprio che molti territori diventino capaci di ecco, tessere nuove azioni di cura, cominciando dai primi passi, come ha scelto di fare lei con la sua casa a Villa di Tirano.